Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andate e Ritorno. E se ti piace il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Le false promesse del narcisista. Probabilmente anche tu hai incontrato qualcuno che dopo che ti ha fatto 300.000 promesse all'improvviso scompare. Mentre la maggior parte di noi cerca in una relazione di mantenere le promesse date, i narcisisti mentono, promettendo un futuro idilliaco. Ufficializzare in famiglia la relazione, matrimonio, figli, viaggi, da sogno, amore infinito con la classica frase «Ora ci sono io a pensare a te», eccetera, eccetera, eccetera. L'innata capacità del narcisista di manipolare, di inventare un futuro è probabilmente la partita più efficace per gestire le nostre aspettative ed è il motivo principale per cui rimaniamo in una relazione tossica. In altre parole, è la profondità della menzogna a cui ci leghiamo perché parla ai desideri del nostro cuore, a ciò che abbiamo sempre desiderato. Il narcisista lo sa e quindi userà la sua conoscenza dei nostri desideri per manipolarci e ingannarci fino alla fine. Perché il narcisista si presenta come il più amorevole degli uomini, quella persona che si aspettava da tanto tempo e che ci sembra di conoscere da tanto tempo. Le campane di allarme dovrebbero suonare quando qualcuno enfatizza in modo esagerato ciò che promette. Tutto questo fa parte del suo piano diabolico per irretirti. Quando il futuro poi non si materializza e la favola è diventata una trappola, ti senti in colpa per aver permesso ciò e aver creduto in ciò. Pensavi che avresti avuto quel futuro da favola e che quella persona era una favola. In verità, la maggior parte dei falsi ha una paura di fondo che se tu conoscessi veramente ciò che sono, scapperesti velocemente. Pur non provando alcun sentimento sincero e genuino, continua a professare amore a parole, anche con gesti eclatanti, al fine di creare una forte connessione con la vittima e ottenere costantemente rifornimento narcisistico. Egli dichiara amore perché vuole rendere la preda devota a lui e la vittima crede nel potere dell'amore e vuole essere amata. Il mentire per un narcisista patologico è uno dei tanti comportamenti attuati pur di avere ancora un po' di attenzione e rifornimento da te, senza ovviamente mai ricambiare, perché lui non è in grado di amare e nel suo cuore, ammesso che ne abbia uno, c'è il deserto più arido. Ecco alcune delle false promesse del narcisista. So che stiamo molto bene insieme, ma davvero dovremmo sposarci. Cercherò di farmi aiutare da qualcuno, voglio fare ciò che è giusto per noi. Tranquilla, i soldi che mi hai prestato te li restituirò. Io non ti farò mai del male. Non vedo l'ora di fare una vacanza idilliaca con te. Ti prometto che ci sentiamo prestissimo, domani sicuramente. Non preoccuparti, te lo porto fra qualche giorno. Tranquilla, non lo dirò a nessuno, lo sappiamo solo io e te. Abbiamo un futuro da favola assieme. Sei quella persona con la quale voglio invecchiare e non vedo l'ora di avere una famiglia numerosa. Tranquilla, nel tuo lavoro ci penso io ad aiutarti. Dovremmo trovare una casa per noi due per vivere assieme. Ogni volta che avrai bisogno, sappi che sono a tua disposizione. Non riesco a concepire nemmeno un giorno lontana da te. Andiamo ad acquistare l'anello di fidanzamento, ho voglia di farlo sapere a tutti. Non lascerò che qualcuno si frapponga fra me e te. Immagina se mi trasferissimo dove sei tu, che meraviglia sarebbe. Sai, prestami quella cifra, tranquilla, l'avrai con un ritorno del 25% in più. Quando ti ammali, mi prenderò cura di te. Qualunque cosa tu voglia, dilla, io sono qua per te. Dormo tranquillo, sapendo che abbiamo un meraviglioso futuro insieme.
Certo, cambierò. Sono determinato a farlo. Questa è l'ultima volta, te lo prometto. Poi smetterò, te lo giuro. Ti darò il mondo. Ti darò la strada che meriti. Queste sono alcune delle frasi e delle promesse che il narcisista fa e che verranno e non verranno mai, mai attuate. Lasciatelo perdere, perché tutto ciò che vi dice sono solamente menzogne che si fa e si crea nella sua mente, ma che non ci saranno mai, assolutamente mai. Se hai bisogno del mio aiuto per uscire da una relazione tossica, per riavere la tua qualità di vita, sappi che con l'ipnosi è possibile. L'ipnosi è un valido aiuto per andare a lavorare e a cominciare a vedere una luce in fondo al tunnel. Ti lascio la mia email, paolofendi@gmail.com. Un bacio a tutte e al prossimo video.